Shalom, shalom, shalom. Eccoci qui con un'altra lezione delle serie del libro di Apocalisse. E prima di iniziare voglio dare tutti i lodi dovuto al Padre Yahawah, Bahashem, Yahawah Shai, Bahashem Ruka Kodash. E quello che avete appena sentito è tutti i lodi al Padre, che il suo nome vero è Yahawah, Bahashem, nel nome di suo figlio Yahawah Shai, colui che il mondo dall'ignoranza chiama Gesù. Miei doppi onori agli apostoli e anziani della Great Millstone GMS per avermi insegnato questa verità che è la pura verità. Pace e saluti agli eletti della casa di Yasharala, che Yasharala vuol dire Israele, e la lingua che sentite parlare è l'antico ebraico, che si chiama la Lashawan Kwadash. Questa è la lingua originaria, ok, dei figli di Israele. E miei saluti agli eletti della casa di Yasharala, sparsi nei quattro punti della terra, facendo sì che questa verità possa arrivare dappertutto, e anche a coloro che con sincerità cercano questa verità. Shalom. E come avete visto, abbiamo fatto tutte le serie del libro di Apocalisse, penso da capitolo 5, perché i primi capitoli sono facili da capire, ma Yahawah Bahashem, Yahawah Shai, volendo, andremo a ritoccare i primi capitoli dall'1 fino a 5, ok? E consiglio sempre di guardare quelle serie prima, ok? E a proseguire. Infatti ho creato una playlist che si intitola Il libro di Apocalisse, che è spiegato, e lì troverete tutti gli altri capitoli, ok, fino al capitolo 20. Oggi tratteremo capitolo 21, che è un capitolo molto interessante, e l'immagine che vedete è un'immagine che ho preso così dal web, che dà un po' la descrizione come sarà il nuovo Gerusalemme, ok? Sarà di pavimento d'oro, delle pietre preziose. Ora andiamo a leggere senza perdere tempo. Ho la nuova riveduta 94, ok? Libro di Apocalisse, capitolo 21, ok? Versetto 1 dice: poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, poiché il primo cielo e la prima terra erano scomparsi e il mare non c'era più. E vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo da presso Yahawah, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Ok? Quello che vedete qui, questo nuovo cielo e nuova terra rappresenta questo regno qui che stiamo vivendo, il regno dei malvagi, ok? Il potere loro, perché come sapete sarà tutto preso da loro, ok? Torneranno in schiavitù, ok? E tutto il loro regno andrà via, ok? Attraverso la bomba nucleare. Le bombe nucleari faranno una sorta di pulizia, ok? E il padre farà sì che ci sarà tipo un ripristino, scusate il mio italiano, ci sarà una sorta di ripristino, ok? Un nuovo regno, una nuova terra, ok? Tutto nuovo e lavato, pulito, ok? E vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo. E cosa vuol dire questo? E sapete comunque che prima della distruzione i figli di Israele saranno tutti portati su, ok? Con i carri, i così chiamati UFO, ok? Saranno portati su. E
quando saranno portati su, saranno trasformati dentro questi carri, e quando scendono, ok? Gerusalemme rappresenta la gente, il popolo di Yasharala, gli eletti della casa di Israele, scenderanno dal cielo, scenderanno dai carri, ok? I così chiamati UFO, ok? E tutti li vedranno, ok? Perché prima saranno teleportati nel carri, ok? È un precetto per questo versetto 1. Andiamo a prendere il libro, perdonatemi. Andiamo a prendere il libro di... Anzi... Libro di Secondo Petro. Second Peter era capitolo 3. E versetto 13, che dice: non di meno, secondo la sua promessa, aspettiamo nuovi cieli e una nuova terra in cui dimora la giustizia. Ok? Spero che abbiate capito il punto là. Ok? Il punto è proprio, diciamo, il regno dei malvagi, ok? Il loro potere, perché loro tengono la verga di controllo adesso, la staffa di potere, ok? Sarà tutto distrutto e via, ok? Ci sarà un nuovo regno, ok? È quello che intende qui. Poi vedi un nuovo cielo e una nuova terra, poiché il primo cielo e la prima terra erano scomparsi, il mare non c'era più. E vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo, da presso Yahweh, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Perché noi, figli di Yasharala, saremo uno con il figlio, e il figlio è uno con il padre. Siamo lo sposo per il figlio, ok? Infatti, se andate a vedere la parabola dei 10 vergini, ok? Noi ci presentiamo come lo sposo. E perché è stato usato questa parabola qui? Perché sapete che una sposa che va con un altro uomo che non è suo sposo, che cosa è? Un'adultera, ok? Perciò noi ci presentiamo, ok? Puliti, non andiamo dietro altri dei, ok? Non andiamo dietro altre filosofie. Seguiamo i comandamenti del Padre e le sue parole, e questo è quello che ci rende il suo sposo, ok? E cosa succederà? Come il figlio Yahweh Shai è uno con il Padre Yahweh, cioè lui fa la volontà del Padre, noi dobbiamo fare la volontà del figlio, ok? Così il Padre ci può anche contare come i suoi figli. Ok, questo è lo scopo, farci diventare i suoi figli di nuovo, che come eravamo una volta. Allora, andiamo avanti. Udì una gran voce dal trono che diceva: ecco, il tabernacolo di Yahweh con gli uomini, ok? Sono i figli di Israele. Egli abiterà con loro, essi saranno suoi popoli, e Yahweh stesso sarà con loro e sarà il loro potere. Ok? Noi avremo tutto quello che vogliamo, perché il Padre sarà con noi poi nel nuovo regno. Ok? Prima di pensare a qualsiasi cosa, il Padre sa già i nostri pensieri e ce li fa avere. Non sarà più questo regno qui degradato, che siamo in schiavitù, ok? Saremo i figli del potere Yasharala, ok? Egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, e non ci sarà più la morte, e questa morte è la schiavitù, ok? Né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate. Eh sì, non dovremo più pensare di cosa mangiare, non dovremo più pensare di come pagare l'affitto, non dovremo pensare più, perdonatemi, non dovremo pensare più a come dobbiamo vivere la nostra vita, andare avanti, ok?
non dovremo più pensare a nulla di queste cose qui. Non dovremo pensare più ai nostri oppressori, ok? Sarà tutto una storia passata, ok? Infatti questo parla proprio, diciamo, del libro di Deuteronomio, capitolo 28, tutte le maledizioni andranno via da noi e andranno ai nostri nemici, ok? I così chiamati uomini bianchi, coloro che ci tengono in schiavitù oggi, ok? Coloro che hanno il controllo, tutte quelle maledizioni che abbiamo avuto andranno su loro capo e noi saremo benedetti invece con tutte le benedizioni che sono scritte, ok? È quello che dice qui. E colui che siede sul trono disse: ecco, io faccio nuove tutte le cose. Poi mi disse: scrivi, perché queste parole sono fedeli e veritiere. E aggiunse: ogni cosa è compiuta. Io sono l'alfa e omega, il principio e la fine. L'alfa e omega sono parole greche, che vuol dire l'inizio e la fine. Ok, il principio e la fine. A chi ha sete io darò gratuitamente dalla fonte dell'acqua della vita. E l'acqua della vita è questa conoscenza qui, questa verità. Ok, infatti prendiamo un precetto dal libro di Giovanni. Giovanni era 17:17. Il libro di Giovanni, capitolo 17, versetto 17, dice: consacrali nella tua verità, la tua parola è verità, ok? Questa fontana d'acqua che scorre per sempre è la verità, la conoscenza pura del Padre, ok? Versetto 7 dice: chi vince erediterà queste cose. Io gli sarò potere ed egli mi sarà figlio, ok? Chi vince? Chi saranno quelli che vinceranno? Gli eletti, ok? Gli eletti della casa di Yasharala, ok? È un terzo, ok? Perciò, per fare parte di questo, uno deve essere proprio eletto da Padre, ok? Gli eletti sono stati suggellati fin dal principio, dall'inizio. Devono solamente essere riattivati, ok? Perciò gli eletti avranno tutto questo che c'è scritto qui, ok? Saremo i figli del Padre, diventeremo i figli del nostro potere, Yahweh Bashem Yahweh Shai, ok? Ma per i codardi, gli increduli, gli abominevoli, gli omicidi, i fornicatori, i stregoni, i idolatri e tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda. Ok? E vedete? I codardi, ok? Coloro che non credono, ok? Gli abominevoli, ok? Gli omicidi, che sono, sta parlando della stirpe dei malvagi, e sta anche parlando di due terzi della casa di Yasharala che seguono i malvagi a compiere queste cose qui, ok? La loro fine sarà nel fuoco, e questo fuoco è il fuoco che verrà fuori attraverso le bombe nucleari che piomberanno, ok? Soprattutto in America, Babilonia è grande, e poi altri paesi che sono i suoi complici, ok? Non sarà tutta la terra comunque, ok? In posti precisi, ma soprattutto tutta l'America sappiamo che sarà distrutto tutto, ok? E tutti questi che appartengono, che fanno queste cose qui, se non ti prende la bomba nucleare, ti prenderanno la laser che vengono dai cari degli angeli, i così chiamati UFO. Anche quelli faranno tanta distruzione e quelli li vedremo tutti, ok?
Andiamo avanti. E infatti dice che è la seconda morte. Qual è la prima morte? La prima morte è la morte che il padre ha fatto attraverso il diluvio. Ecco, questo vi fa vedere che il padre è giusto, ha un bilancio. Anzi, andiamo a prendere quel libro là. Oh. Ok? Questo è il libro di Proverbi, capitolo 11, versetto 1. Dice: una bilancia falsa è un abominio all'Eterno Yahweh, ma il suo giusto peso è la sua gioia. Ok? Il padre ha una bilancia giusto, ok? Tutto giusto, il peso giusto. Una quantità del beneficio, una quantità del maleficio. Cioè, uno non va oltre all'altro. Infatti, questo è un bilancio perfetto. La prima morte è stata attraverso acqua, ok? E la seconda morte sarà attraverso il fuoco, ok? Avete capito? Ok? La seconda morte. Questo è un bilancio giustissimo, perché la prima morte l'ha fatta attraverso il diluvio, ok? Attraverso il fuoco durante l'era di Noè. E indovinate che Noè non è più uno questa volta qui. Ci sono 144.000 Noè, ok? Che stanno svegliando tutto il popolo. Il padre ha moltiplicato il numero per tanto, ok? E coloro che saranno con loro sono tutto che faremo parte di un terzo della casa di Yasharala. Saremo salvati dal diluvio, ma questa volta sarà diluvio di fuoco. Ok? Andiamo al versetto 9. Poi viene uno dei sette angeli che avevano le sette coppe piene degli ultimi sette flagelli. E mi parlò dicendo: vieni e ti mostrerò la sposa, la moglie dell'agnello. Ok? E questi sono gli eletti della casa di Yasharala. Ok? Egli mi trasportò in spirito su una grande e alta montagna e mi mostrò la santa città Gerusalemme che scendeva dal cielo da presso Yahweh con la gloria di Yahweh. Il suo splendore era simile a quello di una pietra preziosissima come una pietra di diaspro cristallino. Ok? Abbasso un po' il volume della musica qui. Infatti, come vedete, ok, noi scenderemo da questi cari qui, ok? E mentre scenderemo da questi, perché i cari ci salveranno, dal momento che piomberanno questi missili, ok? Ci faranno vedere i cari, salveranno coloro che sono degni. E speriamo, Yahweh Hashem, Yahweh Shai, che anche noi saremo contati tra quei numeri là, ok? Salveranno gli eletti. E un terzo della casa di Yasharala saranno teletrasportati su, ok? Ma soprattutto gli eletti, ok? Saranno trasportati su e faranno distruzione in stesso momento. Cominceranno ad andare dietro ai malvagi, a spararli, a ucciderli e massacrarli, ok? E poi dopo tutto questo scenderemo da quei cari là, ok? Trasformati nel nostro corpo glorioso che ci darà Yahweh wa Yahweh Shai, ok? E vedete, è quello che sta dicendo qui. Con la gloria di Yahweh, il suo splendore era simile a quello di una pietra preziosissima, come una pietra di diaspro cristallino, ok? Aveva delle mura grandi e alte, aveva 12 porte, e alle porte 12 angeli. Sulle porte erano scritti dei nomi che sono quelli delle 12 tribù dei figli di Israele. Vedete, la nuova Gerusalemme avrà 12 porte, ok? Non dice 13, non dice 14, ma delle 12 tribù di Yasharala, ok? Non dice le altre nazioni, ok? Perciò svegliatevi da tutte queste filosofie false, ok? Che girano.
Il regno è solamente per i figli di Yasharala. Tutte le altre nazioni saranno sotto Yasharala. Saremo noi i nuovi padroni della terra, perché tutte le altre nazioni hanno avuto i loro momenti, ok? I Medi e i Persi hanno regnato per un tempo, ok? I Edomiti hanno regnato per un tempo, e tutti hanno regnato, anche i figli di Ham, gli egiziani, ok? Hanno regnato per un tempo. Ora è il tempo dei figli del potere, i figli di Yahweh, Yasharala, ok? È il loro momento per governare, ok? Tre porte erano a oriente, tre a settentrione, tre a mezzogiorno e tre a occidente, ok? Le mura delle città avevano 12 fondamenti, e su quelli stavano i 12 nomi dei 12 apostoli dell'agnello, ok? I 12 apostoli di Yahweh Shai avranno il loro nome nel fondamento della città, ok? E colui che mi parlava aveva come misura una canna d'oro per misurare la città, le sue porte e le sue mura. E la città era quadrata e la sua lunghezza era uguale alla larghezza. Egli misurò la città con la canna ed era 12.000 stadi. La lunghezza, la larghezza e l'altezza erano uguali. Ne misurò anche la mura ed erano di 144 cubiti. Vedete, questo numero è proprio un numero prezioso al padre, 144 cubiti, che sono anche i 144 che saranno gli eletti della casa di Yasharala per governare il resto della terra assieme al nostro Salvatore Yahweh Shai, ok? A misurare Duomo dato adoperata dall'angelo. Ok, infatti c'è una scrittura che dice, ora non la trovo, c'è la scrittura che parla proprio che la terra di Gerusalemme sarà riallargata, ok? Sarà rimesso alla sua taglia originaria, ok? Perché tutte le altre nazioni hanno sempre cercato di ridurla, prendendo pezzo di terra qui, pezzo di terra lì. Sarà riallargata, ok? Spaziosa, molto spaziosa. Versetto 18 dice: le mura erano costituite con diaspro e la città era di oro puro, simile a terzo cristallo. Pensate, provate ad immaginare una città, ok? Con le mura di oro, il pavimento di oro, mamma mia. Fatti con altre pietre preziose. E sapete che tutte queste oro ha le sue caratteristiche che fanno molto bene, ok? Al corpo umano, a livello batterico e a livello di tutto, anche a livello della psicologia. Vedere alcune pietre ti libera proprio dal maligno, da pensieri cattivi e robe varie, ok? E voi pensate una città fatta tutta d'oro, ok? E pietre preziose. Infatti questo regno è una merda, lasciate passare il mio francesismo, perdonate il mio francesismo. È una merda questo regno qui, è tutto degenerato, ok? Il nostro regno sarà tutto bello, sarà tutto oltre a quello che possiamo pensare. Come avete visto qui, avevo lasciato un'immagine prima. Immaginate una città così, ma questo è ancora niente, perché questo è niente. Questa è solo un'immagine così per dire. Ma immaginate una città tutta fatta d'oro così, ok? Andiamo a leggere. I fondamenti delle mura della città erano adorni di ogni specie di pietre preziose. Il primo fondamento era di diaspro, il secondo di zaffiro, il terzo di calcedonio, il quarto di smeraldo, il quinto di sardonico, il sesto di sardio, il settimo di crisolito, l'ottavo di berillo, il nono di topazio, il decimo di crisopazio, l'undicesimo di giacinto, il dodicesimo di ametista,
mamma mia, una città fuori dai nostri pensieri, fuori, assolutamente fuori da quello che possiamo immaginare. Questo deve essere la nostra speranza, di fare parte di questo regno qui, ok? Parlo comunque ai figli di Yasharala, non parlo all'altra nazione, e non sono neanche nemmeno tutti i figli di Yasharala che fa questa verità. Le 12 porte erano 12 perle e ciascuno era fatta da una perla sola. La piazza della città era d'oro puro, simile a cristallo trasparente. Oh mamma, immaginate. E sapete cosa? Le parole del padre sono veritieri, succederanno, ok? Coloro che non possono vedere queste cose, che non hanno la fede e la pazienza di queste parole, vedranno il contrario, ok? La distruzione vedranno, ok? Nella città non vidi alcun tempio, perché il Signore Yahweh Onnipotente e l'Agnello Yahweh Shai sono il suo tempio. Sapete cosa vuol dire? Non avremo più un tempio fisico, perché il tempio è il nostro potere, ok? Yahweh o Yahweh Shai saranno con noi, ok? E avremo tutto, qualsiasi cosa, qualsiasi conversazione che vogliamo direttamente, li avremo direttamente, ok? La città non ha bisogno di sole, né di luna, né che la illumini, perché la gloria di Yahweh la illumina e l'agnello è la sua lampada. Qui non dice che non ci sarà sole e luna, ok? Non è quello che si intende. Il sole e luna rappresenta la conoscenza, proprio quello che dicevo prima, la conoscenza di tutte le cose. Ci sarà ovviamente il sole e luna come c'è, ma cosa intende qui sarà la conoscenza. Non avremo più bisogno di andare a fare delle ricerche e chissà cosa, avremo la conoscenza, e questa conoscenza è la vita eterna, ok? Per darvi un precetto, andiamo a leggere dal libro di Geremia. Era Geremia 31 e 35. Geremia 31 e 35 dice: così dice l'Eterno, che dà il sole come luce di giorno e le ordinanze delle luna e delle stelle come luce di notte, che divide il mare quando le sue onde raggiungono. Il suo nome è Yahweh, Signore degli eserciti. Se quelle ordinanze si allontanano da me, dice l'Eterno, allora anche la progenie di Israele cesserà di essere una nazione dinanzi a me per sempre. Ok? Perciò se il sole, la luna, le stelle cedono a splendere, cedono, ok? Allora il padre cesserà di essere la progenie di Israele, ok? E questo è impossibile, perché il padre ha dato queste ordini che devono essere per sempre. Perciò lì vedete che non sta parlando proprio del sole, della luna e tutto il resto. Sta parlando direttamente proprio della conoscenza. Che la conoscenza fa illuminare. Anzi, andiamo a prendere un altro precetto sul libro di Daniele, capitolo 12, e vediamo che versetto. Libro di Daniele, vedete qui, se leggete dal versetto 1, sta parlando della fine, quando Michala, che è l'angelo della guerra, verrà giù con Yahweh Shai a salvarci da questo regno, ok? E dice in versetto 3: e quelli che saranno saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento, e quelli che volgono molti alla giustizia come le stelle nei secoli dei secoli. Avete visto? La conoscenza è quello che ci fa risplendere come il sole, come illumino.
Ed è quello che si sta parlando qui, non proprio il sole e la luna. Ci sarà il sole, ci sarà la notte, ci sarà la luna, ok? E dice, vedete, l'agnello Yahweh Shai sarà la lampada, ok? Lui dice, c'è il versetto che dice, I am the way, the truth, io sono la luce, ok? Io sono la luce, ok? Le nazioni cammineranno alla sua luce e i re della terra vi porteranno la loro gloria, ok? Tutti i re della terra, ok? Sì, sta parlando dei figli di Yasharala che sono sparsi in tutte le diverse nazioni, ok? Torneranno a casa e porteranno la gloria al Padre. E poi c'è la parte che parla proprio che anche tutte le altre nazioni porteranno i loro beni a noi in Gerusalemme, perché questo è il tributo, saremo noi i nuovi padroni della terra, ok? Di giorno le sue porte saranno mai chiuse, la notte non vi sarà più, ok? Questa notte intende l'ignoranza, ok? Bisogna capire le scritture quando parla delle certe cose, ok? Questa notte qui non è che non ci sarà più la notte, ci sarà la notte come c'è adesso, ma questa notte rappresenta l'oscurità, che rappresenta come si chiama? L'ignoranza, ok? Perché questo regno che stiamo vivendo adesso, maggior parte della gente, coloro che non hanno questa verità, stanno vivendo nella notte. Noi stiamo vivendo nella notte, in sofferenza, ok? In ignoranza, ok? È quello che si intende, ok? E in lei si porterà la gloria e l'onore delle nazioni, quello che ho appena detto. Porteranno tutti la gloria e l'onore delle nazioni, ok? E nulla di impuro né chi commette abominazioni o falsità vi entrerà mai. Vi entrerà, ma soltanto quelli che sono scritti nel libro della vita dell'agnello. Come vedete, questa città, nessuno può entrare tranne i figli di Yasharala, coloro che sono scritti nel libro della vita, ok? Nessuno delle altre nazioni potranno entrare, soprattutto i così chiamati diavoli, che sono i così chiamati uomini bianchi, non potranno entrare in quella città là, ok? Anche un altro precetto per chiudere, è il libro di Salmi. Libro di Salmi, capitolo 50, versetto 16. Libro di Salmi, capitolo 50, versetto 16 dice: ma gli empi, Yahweh dice, ciò che hai da fare per di... No, non lo traduce bene. Tanto abbiamo finito, era l'ultimo versetto. Allora prendiamo dal libro di Salmi. E non vedo bene. Libro di Salmi, capitolo 50. Il versetto 16. Ma Yahweh dice all'empio: perché vai elencando le mie leggi e hai sempre sulle labbra il mio patto, tu che detesti la... non lo dice neanche bene. Il senso è che cosa hai con... cosa, cioè, all'empio, che cosa hai con la giustizia, con le mie... Ok, ecco, all'uomo malvagio Yahweh dice: a che ti serve recitare i miei comandamenti? Riempiti la bocca della mia alleanza, se poi rifiuti ogni correzione e disprezzi le mie parole? Il senso là è che all'empio, chi sono, è la stirpe dell'empio, coloro che stanno governando oggi, la stirpe dei malvagi, così chiamato uomo bianco. Che cosa avete con i comandamenti? Loro non c'entrano nulla con i comandamenti. Non sono programmati a portare i comandamenti, ok?
non sono programmati a fare queste cose, non sono programmati a essere la stirpe giusta, sono programmati a essere i malvagi e faranno solo la parte dei malvagi. Spero che siete stati edificati, spero che questo libro di Apocalisse capitolo 21 vi è stato chiaro. Se qualcuno ha qualche domanda può lasciarlo anche nel commento. Detto questo, voglio dare tutti i lodi dovuti al Padre Yahweh Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Bruka Kodash. Miei doppi onori agli apostoli e anziani della Great Millstone GMS per avermi insegnato questa verità, che è la pura verità. Pace e saluti agli eletti della casa di Yasharala, sparsi nei quattro punti della terra. Alla prossima, Shalom.